diciamo che abbiamo una storia molto forte e che non è, l'abbiamo detto subito, no? Il peggior avversario che ci poteva capitare con dei giocatori come Bizzarri, Martinoni, che sono dei veterani di questi playoff, che hanno fatto, al di là delle percentuali, però hanno fatto le cose per vincere, quello strappo di Blizzard alla fine del secondo quarto, alla fine della partita, perché restano quasi impossibili quei due canestri, con Negri marcato in modo, cioè, diciamo che non ci sono situazioni di sistema che ci hanno condannato. Ci hanno condannato il fatto che loro a un certo punto hanno fatto qualche canestro veramente difficile e noi abbiamo tiri abbastanza aperti, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto degli errori, ma al di là di tutto la loro continuità, il fatto che sia una squadra che non molla mai, come spesso succede, diciamo, è una loro caratteristica, in più le squadre che hanno diciamo, in questi campionati qui, l'abbiamo detto sempre, quelli che non hanno il fattore campo spesso hanno un vantaggio psicologico enorme, perché l'ottava contro la prima, se guardiamo nella storia dei playoff, quante volte l'ottava batte la prima, è una roba frequentissima. È chiaro che noi lo sappiamo e quindi vogliamo essere pronti, vogliamo reagire a questa situazione in modo fortissimo, pensando alle nostre cose, pensando al nostro sistema, pensando a come siamo arrivati qui, pensando che per noi questi playoff sono una grande festa, che vogliamo un sogno, che vogliamo che continui il più possibile, che abbiamo fatto una stagione che non, nessuno di noi nemmeno immaginava, e adesso addirittura giochiamo con due squadre che a Blizzard e Martinoni siamo favoriti noi. È una cosa particolare, però è la verità, perché noi abbiamo fatto più punti di tutti, abbiamo vinto più bandiere di tutti, siamo lì e vogliamo continuare a vincere. Quindi andiamo con grande umiltà, non siamo riusciti a vincere, la partita è girata sulle grandi giocate che ha fatto. Cioè, nel momento in cui loro hanno preso vantaggio, qualche loro giocatore, e sulla loro intensità costante, che non hanno mollato mai, e poi alla fine quei due falli d'attacco fischiato di Powell, importanti, c'erano, non c'erano, secondo me nel secondo soprattutto c'era il primo fallo della difesa, perché si era fallo d'attacco, ma non sto dicendo, non mi sto lamentando dell'arbitraggio, sto dicendo che ci sono episodi che poi possono girare determinate situazioni. Dobbiamo adattarci, prendere le misure, questi sono i playoff, martedì c'è un'altra partita, mercoledì c'è un'altra partita da giocare, importantissima, e che noi vogliamo essere pronti a giocare nel migliore di modo. Non avevo dubbi che succedesse così. È vero, ma non avevo dubbi, perché Casale è così. Casale è forte, ha la migliore difesa del campionato, è una squadra che non molla, una squadra che, per dirti, temevo tantissimi i loro rimbalzi d'attacco, siamo stati noi devastanti al rimbalzo, però loro non ci hanno fatto correre, me l'aspettavo, non è che poi è chiaro che Fantinelli non è quello di 2 mesi fa, però è normale, anche questo lo sapevamo, non è che poteva essere una roba diversa, ed è chiaro che nella nostra corsa quello è un fattore, però è il fattore anche che Casale dava il fermo al contropiede, noi sapevamo che dovevamo giocare da campo, sapevamo che non dovevamo far fatto il contropiede da loro. Mentre invece, e questa è la differenza, ripeto spesso, tra le squadre favorite e le squadre sfavorite, anche e soprattutto quando le squadre sfavorite hanno una qualità di giocatori straordinaria, che noi da favoriti a un certo punto abbiamo avuto la frustrazione e non solo non abbiamo fatto la doppietta, l'abbiamo subito. E lì la partita si è girata, perché 3-4 volte in cui non abbiamo nessun binario, dovevamo fare un contropiede facile o arrivare dei tiri in transizione facile, questi sono i nostri errori. Ma che Casale ci mettesse nelle difficoltà per correre è una cosa assolutamente prevista, lo sapevamo e dirò abbiamo reagito benissimo perché nel primo tempo abbiamo attaccato la difesa schierata, se vogliamo tagliare il tiro da sotto, l'ultima azione nel primo tempo forse il canestro per andare più 14, posso dire una stupidaggine, e poi dopo bomba di Blizzard noi sbagliamo, potevamo fare l'ultimo tiro. Ma Rinaldi ha scelto, che perché ha visto che non era neanche contro l'arco, lancio lungo a Negri che va, sbagliamo e Blizzard fa il canestro da campione dall'altra parte. Gioca contro Blizzard, non è che dobbiamo essere, cioè questi sono i giocatori, siamo arrivati primi,
loro Brizza, e loro sono arrivati tardi perché certi giocatori durante l'anno non l'hanno avuto, sono arrivati tardi. E questo è, quindi questo, su questo dobbiamo essere pronti e dobbiamo essere determinati e anche sereni, perché comunque andiamo per fare una partita straordinaria, vogliamo fare la nostra migliore partita del campionato, e poi quella dopo ancora meglio, e poi quella dopo ancora meglio. Questo è il nostro obiettivo, ci prepareremo, non credo che avremo frustrazione per questa partita, vedremo, lo vedremo sul campo, ma non credo che avremo frustrazione. Una molto difficile, una con la mano in faccia, una no, e quella no al 20° secondo su una situazione in cui sono stati bravi, non siamo vicini a no, certo, ma ne hanno fatti altri, di tiri segnati o sbagliati. Prima Coach Mondino faceva riferimento a un tiro con la Brizza completamente libero e sbagliato, poi dopo ne ha fatti, ha fatto di quelli difficili. Cioè, Casale è una squadra che tira, è uno dei motivi per cui non ti fa correre, tira la palla 20 secondi, vanno sulle prime opzioni, poi le seconde, poi le terze, poi le quarte, avanti, ti porta in fondo, e qualche volta un giocatore lo perde. Dobbiamo cercare di fare meglio, dobbiamo cercare in tante azioni. Abbiamo diviso 24 secondi, in qualche azione no. Ma mi fanno molto più male i canestri contropiedi subiti, che non i canestri al 24° secondo, dopo che loro hanno fatto un attacco perfetto, e noi abbiamo prima o poi abbiamo perso un uomo. Qualche volta è successo, succederà anche nel mercoledì, credo. Non credo che riusciremo ogni azione a difendere bene, di poter anche non essere che messi facili in contropiede, e che poi giochiamo con grande lucidità in tutte le situazioni.